Bella vecchia trama di grazie, siamo tornati con un nuovo video di In Segreto. Ancora oggi siamo sempre qui perché In Segreto vi piace troppo. Quindi, ecco, mo chiudono il video. Finita. Sì, In Segreto vi piaceva Se invece tanto. non avete chiuso il video, lasciate subito un like perché tanto questo video sarà epico. Come tutti gli In Segreti. In Segreti, capito? Niente, cominciamo subito. Da bando alle ciance proprio, cioè. Allora, uomo di 18 anni, ieri una ragazza che mi piace molto, che mi piace molto, Finalmente. finalmente mi ha invitato ad uscire, però quando siamo usciti mi ha detto che è fidanzata con uno di 12 anni più grande di lei. Allora ho cercato la macchina di questo e gli ho cagato sul parabrezza. Ma che cazzo? Grande, mi sei piaciuto. Ma perché? Big bro, big like, big up. Underground. Io. Yo, motherfucker life. Sì, poi ho donato. YOLO, swag, Berlusconi. Cacciolo. Ho donato 50 euro a Telegram per fare uno sgarro agli animalisti. Ah, cabra. Perché? Non ho capito. Un giorno l'asilo mia maestra era malata, così hanno mandato un supplente. Questa era così cattiva che ci diceva che durante l'intervallo, nel pomeriggio, non potevamo spostarci dal suo campo visivo per nessun motivo. A me scappava la cacca, ma la stronza non mi mandava in bagno. Me la sono fatta nei pantaloni e me la sono dovuta tenere fino a casa. Per fortuna era cacca dura. Stasera a scuola. Schifo. Problemi va la maestra. Uomo di 15 anni. Un giorno in seconda media avevo una verifica, allora mi sono attaccato un bigliettino sotto la scarpa e mentre c'era un gran silenzio ho fatto finta che mi era caduta la penna. Per vedere il bigliettino e mentre mi sono abbassato per leggere ho scureggiato fortissimo. Sono uno sfigato, Immagino. finisce. Come fai a scureggiare quando ti pieghi? Cioè, boh. Lo ammetto, quando sono solo a casa e devo spogliarmi improvviso sempre del striptease con il poco della canzoncina sexy. Immagini. Ci avete creduto, eh? Odio profondamente mio cognato. Una volta gli ho squarciato le gomme, una volta ho strisciato la macchina e un'altra mi sono infilato lo spazzolino nella. Oh, ma c'hanno tutti questo spazzolino nella vagina? Ma per me gli piace comunque. Sì, ma secondo me sì. Così impari a darmi della troia, figlio di una bocchinata. Amore a prima vista, proprio. Sì. Una sera stavo fumando una sigaretta nel balcone con la luce spenta. Non sono il tipo di persona che spia i vicini, ma essendo sera ed avendo il mio vicino con la luce ed avendo il mio vicino la luce accesa e la finestra aperta, senza volerlo, ho guardato in quella direzione. Ho beccato il mio vicino, ultra cinquantenne, sdraiato sul letto e cercava di farsi un po' più da solo con un portatile davanti a lui. Probabilmente stava facendo vedere il tutto in qualche webcam chat. No, no, fermi. Questo è lo screen del secolo. Ma che cazzo? Immagino cinquantenne così. Ma che cazzo? Ma che schifo? Marilyn Manson cinquantenne. Mamma mia, che schifo. Donna di 16 anni, questa poi mi sa che l'avevamo letto. Sì. Sto segreto. Ho fatto leggere, cioè l'avevamo letto quello lì a cui si riferisce questo segreto. Ho fatto leggere il mio segreto a mamma, quello che diceva che i miei scopano in giorni prestabiliti e che la figlia si risente tutte le sere. Ha risposto: che genitori cretini. Non ha capito che parlavo di lei. Che lei e papà hanno rotto. Il momento più traumatico della mia vita è stato quando, durante un rapporto, il mio ex mi dice: ti sono venuto dentro. A quel punto ero talmente in ansia che ho urlato: dentro dove? Sono fortunata. Era nel culo. Certo, una donna dei 15 anni. O 15 vedi. anni, c'ho per culo. Non Vabbè, c'ho. comunque, date il culo, raga. Meglio, piuttosto che rimane incinta. A fine giornata mi piace spogliarmi, togliermi dall'ombelico la pallina di lana che si crea, scagliarla in posti sempre nuovi e compiacermene. Comunque a me non mi si crea la pallina di lana nell'ombelico. Sei supereroe. Visito frequentemente questo sito e leggo incuriosita ogni segreto postato. Tutto normale, fino a che non arrivo a un gran numero di segreti arrapanti e finisco con il masturbarmi super eccitata. Perché quello sotto, donna di 15 anni, ho beccato un mio amico nella sua stanza che prova a fare sesso con un buco intagliato nel cuscino. Si tromba il cuscino. Bene, ottimo. So cose. Questa si sarà masturbata su sto segreto Sì, può comunque. essere. Donna di 17 anni. Mio padre ha un'agenzia di pompe funebri. Da piccola mi vergognavo tantissimo del suo lavoro a scuola. Scuola, per la vergogna, la domanda: che lavoro fa tuo padre? Rispondevo: faceva le pompe. Ma che cazzo? Ma era meglio pompe funebri, Sì, forse. pensate sì, eh. Donna di 18 anni. Allora, quando ero piccola, il mio cane tentava sempre di montarmi. Io non sapevo cosa volesse dire. Allora, quando i miei non erano in casa, mi mettevo a quattro zampe e gli dicevo: il treno sta per partire. E se saliva, lo portavo in giro per casa. Mentre se la trombava, capito? Cane curioso. Vabbè. Uomo di 43 anni, cioè, alleno una squadra calcistica in Serie B e prima della partita provo tutti gli schemi alla PlayStation. Beh, i risultati mi danno ragione. Allora, se i risultati danno ragione, vuol dire che sei arrivato tra i primi tre. Quindi o sei l'allenatore del Carpi, del Frosinone o del Bologna. Chi Per me del Frosinone è quello del Frosinone? c'ha 43 anni.
comunque davvero tutti gli allenatori, ragazzi, fate questo, vi do questo compito. Mi dovete trovare, mi dovete mettere i nomi qua sotto di tutti gli allenatori che hanno 43 anni in Serie B, cioè della Serie B di quest'anno che è finita. Dai, io e mio marito abbiamo la stessa amante, la mia migliore amica. Vabbè, quella che gode fra i due è la migliore amica, sì, sicuramente. Ma che cazzo? Donna di 16 anni. Qualche giorno fa ho invitato il mio ragazzo a cena a casa mia. Appena finito ci chiudiamo nella mia stanza a guardare la TV e parlare. Solo che ad un certo punto spunta mio padre dalla porta. Con una mano si tappa l'occhio e con l'altra lancia il preservativo nella stanza e poi se ne va. La più grande figura di merda della mia vita. Cioè, immagina questo che passa così. Oh, mi raccomando, Non sporcate, Vabbè. Da quando ho 8 anni parlo da solo, ho iniziato per farmi compagnia, adesso ancora mi capita di farlo. Sto cercando di smettere, ma non è facile come pensavo. Ho brutte notizie per te. Questa è una cosa che deve finire da un dottore. Sì, sì. Ma più che altro mi stupiscono i più 335. Cioè, 335 persone parlano da sole. Di quelle che vanno viste in segreto, sì. Ma nel mondo sono ancora di più. Ma le immagini? Ma è tutto a posto? Sì, tutto a posto. Come stai? Tutto bene. Cioè, già mi sento un coglione a farlo. No, vabbè. Qui manco più di full, proprio l'impegno proprio. Allora, la scorsa estate ho fatto amicizia con una lesbica. O almeno così diceva di essere. Ieri abbiamo fatto sesso e lei ora mi perseguita dicendomi che le è piaciuto molto e vuole riprovare. Solo qualche piccolo problema. Uno, io ho una ragazza. Due, lei è una ragazza. Tre, io ho capito di essere gay. Qua c'è qualcosa che non va, eh. No, allora, però potremmo fare così. Allora, lui se ne va con... niente, lui se ne va a fanculo. Lui se ne va a fanculo. La ragazza pure diventa l'amante di lei che ha una ragazza. Ma lei però è etero, quindi... mi sa che non è più lesbica. Hashtag trova una ragazza alla ragazza e trova un ragazzo al ragazzo e fai in modo che la ragazza resti con il con la ragazza. È un hashtag un po' lungo, ma ci sta. Vabbè. Uomo di 18 anni. Ho regalato delle mimose, era l'8 marzo, ad una ragazza che mi piaceva. Mi sono dichiarato davanti a tutta la mia classe. Beh, il segreto è che lei si è messa a piangere, quindi ha fatto colpo. No, era allergica. Ma è stato così male nella mia vita, te credo, porco due. Perché piangi? Anche tu sei commossa? No, sono allergica, leva ste cazzo. Shock anafilattico. Quando rientro in casa spesso sono convinta che ci sia qualcuno. Allora spavalda dichiara ad alta voce: se devi uccidermi fallo in fretta, che non ho tutto il giorno. Che è tipo Vin Diesel. E passo più tranquilla per le stanze, perché è sicura che dopo che ha detto quello il ladro fa: ok, scusa, me ne vado, perché sei troppo agap. Sì, non ti voglio uccidere, devi vivere. E vabbè ragazzi, anche questa puntata, ormai puntata di In Segreto, è finita. Se vi è piaciuto questo video arriviamo a 10.000 like, perché ci sta. Ci sta, cazzo. E quindi niente ragazzi, se vi è piaciuto passate nei nostri Instagram, dove vi aggiorniamo sempre con le nostre foto, qui sotto in descrizione. C'è anche la pagina Facebook se volete. E non vi abbiamo detto, ve lo diciamo adesso, che venerdì, cioè domani, saremo al centro commerciale Porta di Roma. Guardate qui sulla pagina Facebook, c'è anche un video che abbiamo fatto con Gabbo per annunciarlo e lo vedrete. Yes. E niente ragazzi, questo portateci è tutto. Portateci da mangiare e da bere sempre. Con questo è tutto, noi vi salutiamo al prossimo video, bella. Ciao.